mare non è soltanto un ecosistema fondamentale per la vita dell'uomo, ma è anche un ambiente che egli sfrutta per un gran numero di attività. Ad esempio, dall'acqua del mare si estrae il sale nelle saline. Le saline sono grandi vasche poco profonde, in cui viene raccolta l'acqua del mare. Il calore del sole prosciuga l'acqua, lasciando sul fondo il sale, che poi viene raccolto e lavorato. La pesca è praticata per lo più con i pescherecci in alto mare. Esiste però anche l'acquacoltura, cioè l'allevamento del pesce in gabbie galleggianti. Il mare è una grande risorsa sotto il profilo turistico. Offre all'uomo numerose opportunità di svago, soprattutto durante l'estate. Per favorire il turismo estivo, l'uomo ha costruito, lungo le coste, numerosi stabilimenti balneari. Ha edificato alberghi, villette, condomini, e ha allestito ristoranti, negozi, bar, eccetera. Al mare è possibile anche praticare numerosi sport. In spiaggia si pratica il beach volley o si gioca a racchettoni sulla sabbia. In acqua si possono praticare attività subacquee o il surf. Per coloro che amano la natura esistono anche diverse aree costiere protette dove domina la natura. Qui non esistono costruzioni e le spiagge sono libere. Parliamo ora del commercio via mare. Grazie alla costruzione di porti, le navi scaricano e caricano merci. Nei porti attraccano anche traghetti o navi da crociera con passeggeri e turisti. Vicino ai porti sorgono magazzini, industrie e cantieri navali, dove si costruiscono o si riparano le imbarcazioni. Attorno al porto gravitano grandi vie di comunicazione, come strade e ferrovie, che agevolano il trasporto delle merci e delle persone.